Come annunciato, sciopero di 8 ore alla Morgan Carbon di Martinsicuro, dove i lavoratori si sono ritrovati davanti ai cancelli per protestare contro il no dell'azienda alle richieste dei circa 160 lavoratori. Richieste che vanno dalla stabilizzazione dei contratti a termine al rimborso del costo dei tamponi per il Green Pass. Lo sciopero è stato proclamato dalla RSU dopo l'ultimo confronto di ieri con l'azienda, che ha ribadito il no a tutte le richieste. Ci sono tre questioni sul tappeto. Partiamo dalla prima, che noi chiediamo una stabilizzazione dei contratti a termine. Perché? Perché sono lavoratori che hanno già, lavorato in azienda, hanno lavorato in azienda nel 2018 in somministrazione, alcuni richiamati nel 2019 in somministrazione, richiamati un'altra volta nel 2021 col contratto a termine e adesso li ripassano in contratto in somministrazione. Riteniamo che questa è una pratica, è un abuso del lavoro in somministrazione all'interno dell'azienda. E il secondo punto, infatti, riguarda questi lavoratori rimasti fuori, chiediamo che vengano reintegrati in azienda con le prime assunzioni, semplicemente un accordo che riparte da quel bacino e riprenda questi lavoratori all'interno dell'azienda. L'ultimo problema riguardava l'entrata in vigore del Green Pass dal 15 ottobre. Ponevamo all'azienda dei problemi, soprattutto di quei lavoratori, di quella parte minoritaria di lavoratori che non faranno il vaccino, che dovranno fare il tampone ogni 3 giorni, il rischio che la farmacia la trovano chiusa, la fila o qualcos'altro, non riusciranno sempre ad avere il Green Pass. Questo porterà in un'azienda che è in sottorganico, soprattutto in produzione, porterà dei seri problemi, perché a volte verranno e a volte quando non potranno ottenere il Green Pass non potranno venire. Abbiamo posto questo problema all'azienda ponendo anche delle soluzioni a questa problematica e c'è stata anche la chiusura da questo punto di vista. Voi avete chiesto anche il rimborso del costo dei tamponi. Era un'idea per affrontare il problema, era un'idea per affrontare il problema perché chiaramente noi il rischio lo vediamo che ci saranno assenze dovute proprio dall'entrata in vigore del Green Pass. Chiedevamo strettamente un confronto da questo punto di vista.